un mese molto difficile, è stato un mese davvero complicato, soprattutto per alcune attività della Regione Marche che vivono da anni costantemente e quasi esclusivamente con il mercato russo, ma anche ucraino. Quindi le preoccupazioni sono davvero tantissime, soprattutto nel comparto della moda, degli accessori e della calzatura, perché abbiamo proprio strutturalmente un rapporto con questi paesi davvero importante. Considerate che tantissime aziende della nostra regione, ma anche della nostra provincia nel settore moda, fanno gran parte del loro fatturato, si arriva quasi al 90% del fatturato con questi mercati. Quindi la situazione è molto preoccupante. Ci sono aziende che durante proprio lo scoppio della guerra erano in fiera in Russia, avevano fatto le prime comande, insomma stava andando molto bene e dopo qualche giorno, quando ancora erano lì, è scoppiata la guerra. Quindi non sanno se portare avanti gli ordini che hanno già acquisito, non sanno se la merce e il materiale già spedito potranno mai essere pagati e non hanno nessuna certezza per il futuro, che è la cosa più preoccupante per un imprenditore. Voi come CNA, così come tante altre associazioni di categoria, nei giorni scorsi vi siete interfacciati anche con la Regione Marche, che ha predisposto un pacchetto di misure straordinarie, ma ci si chiede se possa essere sufficiente questo intervento o è un cerotto momentaneo. Ma la CNA, come sempre, nei momenti di bisogno è al fianco degli imprenditori. Io plaudo assolutamente a quello che la Regione Marche ha fatto in maniera anche molto celere. Aspettiamo proprio il fatto di poter accedere molto velocemente a questi ristori per le aziende colpite dalla guerra in Ucraina, ma soprattutto stiamo lavorando verso il governo centrale per aumentarle queste situazioni, perché se non c'è un intervento straordinario come quello pandemico a favore di un certo tipo di aziende che sono tanto esposte verso quei mercati, purtroppo noi rischiamo, nella nostra regione in particolare, di perdere milioni e milioni di fatturati.